Allora, insomma, dicevamo probabilmente un Catania più cinico che ha saputo sfruttare le occasioni che gli sono presentate, forse però un Catanzaro anche che è un po' si è sbilanciato troppo in occasione del secondo gol, insomma, qualche posizionamento errato, avete fatto qualche errore che ha lasciato campo libero al Catania. Sì, probabilmente sì. Abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo, sia al primo tempo, quando a pochi minuti dalla fine abbiamo commesso quell'uscita un po' maldestra, quella che abbiamo subito poi il pari. Perché credo che a quel punto, in quel momento della partita, serviva poco giocare palla proprio al limite dell'area, anche perché loro erano molto riversati sulla nostra metà campo e avevamo molto spazio in avanti. Forse era più logico giocare un po' la palla alle spalle degli avversari. Poi nel secondo tempo c'è stata questa indecisione che abbiamo commesso dietro perché è prettamente un errore di piazzamento difensivo dei nostri difensori che gli ha permesso di andare a rete così facilmente. Sono errori che abbiamo pagato oggi a caro prezzo e errori che di solito non commettiamo mai, non commettiamo. Mi dispiace perché perdere in casa davanti a tanta gente, tanti tifosi non è il massimo. Però nulla toglie che i ragazzi la prestazione l'hanno fatta, hanno cercato sempre di giocare, di portare avanti la partita cercando di vincerla sempre. Anche nel secondo tempo non hanno mollato di un centimetro. Peccato, ripeto, per questi due errori che ci sono costati la partita. Senta, mister, seconda sconfitta consecutiva però, dopo Certo. Pisce arriva anche questa sconfitta qui con Catania, per carità sì, la prestazione c'è stata, però anche si vede un Catanzaro che dopo Castellammare qualche difficoltà la sta avendo. Che cos'è? Una questione psicologica, fisica, cos'è? No, 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 guardi, no. A me la squadra non è che oggi mi sia dispiaciuta, anzi, ripeto, la prestazione l'hanno fatta i ragazzi. Abbiamo commesso questi due errori, che poi ce n'è stato anche qualcun altro che nella foga ci poteva costare anche ancora più caro. Però voglio dire, non mi sembra che sia il momento di aprire un processo verso i ragazzi su come stanno, come non stanno, perché ripeto, la prestazione c'è stata, i ragazzi hanno giocato bene. Dobbiamo sicuramente, ora che siamo un po' tutti, riprendere un po' il ciclo normale degli allenamenti un po' per tutti. Io sono molto fiducioso, certo. Ripeto, fa male perdere in casa, soprattutto uno scontro diretto, è una partita che non dovevamo perdere, però insomma siamo uomini di calcio e faremo di tutto per cercare di rimediare. Mister, ieri lei parlava di tabù, come diceva proprio alla mia domanda, se si ricorda il Catanzaro quando va sotto non riesce proprio a recuperare solo 2 punti. Tra l'altro, un'altra curiosità, la terza volta che il Catanzaro becca l'1-1 ed è la terza volta che poi becca anche il 2-1 dell'altra squadra, Caserta e Trapani. Cosa succede, mister, a livello psicologico di una squadra che, parliamoci chiaro, dal 54esimo in poi non ha fatto più un tiro in porta? A Ma livello vedi, normale, però va bene così. a livello di tiri in porta magari non ce ne sono stati, ma ci sono state parecchie situazioni dubbie. Loro si sono chiusi dietro e quando si chiudono così è molto difficile trovare lo spazio per le conclusioni, anche se devo dire che ci sono state delle situazioni dove potevamo concludere meglio, questo sì. Magari non si sono viste grosse parate da parte del portiere, ma nulla toglie che ci sono stati dei momenti che abbiamo creato veramente due o tre palle dove potevamo fare veramente male. Non credo che la squadra
abbia accusato a livello psicologico il fatto di essere andata sotto, perché ripeto, hanno giocato, hanno, è vero che c'erano gli spazi molto ristretti, la volevano riprendere la partita, non ci siamo riusciti, non significa nulla, riferito magari al discorso che abbiamo fatto di tabù, non tabù, insomma, io non è che ci credo tantissimo, io vedo le partite e giudico per quello che vedo. Scusi, prego. Salve, Simone Toniato da Sicilia. Le domande sono due, in realtà. Nel primo tempo il calendario è sembrato probabilmente un po' disordinato, almeno rispetto alle altre partite che vedete, e poi volevo essere loro in questa squadra di casa, perché è stato probabilmente l'unico a da un lato all'altro o indietro, e sul suo errore è stata una scena di partenza che porta alla vittoria. Ma nel caso di un giocatore che può fare tanti ruoli, può giocare in attacco, centrocampo, dietro, e quindi ti permette di cambiare modo di stare in campo senza, senza incidere tantissimo, insomma, magari noi oggi abbiamo fatto, l'abbiamo spostato da esterno a terzino, può fare tanti ruoli, è un giocatore molto duttile da questo punto di vista, che poi il gol si è nato da un errore suo personale, ci può stare, non è che un po' tutti, quando mangiamo si dice si fa le molliche, no? Le briciole, quindi può capitare. Il problema è che il gol, per come è stato preso, soprattutto il secondo, è brutto per come ci siamo fatti attirare fuori con i nostri due difensori centrali, lasciando tutta la metà campo sguarnita. Quindi, ma già se ne sono accorti loro stessi, perché già in campo ne parlavano fra di loro, e quindi da questo punto di vista poi disordinato. Io credo che, ripeto, il Catanzaro non abbia fatto una partita malvagia. È vero che nel primo tempo potevamo innanzitutto, secondo me, fare qualcosa in più sotto il profilo prettamente di gol. E poi forse nel primo tempo siamo stati un po' poco attenti sulla posizione che assumeva Lodi, che gli abbiamo permesso di giocare tantissimi palloni. Però, insomma, lui è un giocatore che di categorie superiori in passato, e quindi gli spazi se li sa trovare. Due molto rapidi, mister. Allora, se è vero come è vero che non è stato un brutto Catanzaro, dove l'ha persa Catanzaro? Tatticamente, tecnicamente o sotto l'aspetto della personalità e della mentalità? La seconda, Catanzaro passa 4-2-4 ma leva piede di mano. Perché? Dunque, noi, ripeto, abbiamo perso la partita soprattutto perché abbiamo commesso questi errori che hanno permesso al Catania di andare a gol. Probabilmente se non avessimo commesso questi errori non lo so se il Catania riusciva a fare gol. Poi per quanto riguarda le sostituzioni di Bianchimano, noi abbiamo altri attaccanti, quindi in un momento importante della partita togliamo un attaccante e ne mettiamo un altro, non abbiamo messo un difensore, quindi da questo punto di vista cercavamo di entrare di più con palla al piede perché c'era vento e quindi è difficile giocare palla, anche perché loro si sono chiusi, si sono messi proprio tutti davanti all'aria, quindi dovevamo entrare con palla al piede, con triangolazioni veloci. Credo che Ciccone da questo punto di vista poteva fare meglio rispetto a Bianchimano. Mister, per The Play c'è un piede di Piaggianti che entra scomposto, che va proprio sul sinistro di Maite. Cioè, ragazzi, che cosa va bene? Per noi, guarda, io non lo so, per me sono, cioè, a me non piace giudicare, perché sennò poi uno sembra che si attacchi a queste, vista così nel momento della partita, per me mi è sembrato che il fallo c'era, però
Se l'arbitro ha deciso così vuol dire che non c'erano gli estremi per assegnare un calcio di rigore, poi magari uno lo rivede con più calma in TV, insomma, e poi si rende conto. Però ripeto, quella è stata una delle tante occasioni. Siamo entrati tante volte in aria noi a cercare di perforare questo muro che avevano eretto loro. Non ci siamo riusciti, a volte sono stati bravi loro, altre volte siamo stati noi poco capaci. Forse nella gestione della partita, credo, un po' più di personalità da parte della terna mi sarebbe piaciuta, perché è così, insomma, noi abbiamo subito un'ammonizione su Signorini. Quando si trovano faccia a faccia lui e Lodi, Lodi si avvicina con un fare un po' minaccioso, un altro gli dà uno scappellotto in testa e viene ammonito Signorini. Questa è una cosa che onestamente non è che non mi piace tantissimo, e l'arbitro era là, ha visto tutto, infatti gliel'ho pure detto al primo tempo. Allora, abbiamo commentato forse parte dei migliori, strano perché con Catanzaro era partito come al solito segnando un gol nei primissimi minuti. Poi diceva il tuo allenatore che avete commesso questi errori che avete pagato a caro prezzo. Secondo te la gara è stata persa solo per questo? O è che Catanzaro magari ancora psicologicamente non ha superato questa domanda? No, non è quello. Il discorso è che quando giochi contro squadre così forti è normale che al primo errore ti castigano. Credo che noi siamo partiti come dovevamo, siamo riusciti a passare in vantaggio. E poi anche nel secondo tempo il vento non ci ha aiutato e credo che anche il secondo gol purtroppo succede nel calcio. Ci sono partite che siamo tutti perfetti e partite in cui si fanno degli errori. Dico, non possiamo mettere la croce addosso a nessuno. Dobbiamo solo riprendere, dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto prima di Bisceglie e basta. Il rigore su di te c'era, secondo te? Come un'altra domanda, fino a quando c'era Bianchimano in area di rigore, pochissimi cross, c'è Bianchimano che davvero comincia a crossare? No, perché abbiamo messo più uomini sull'esterno, quindi è normale che il Catania si abbassava al limite dell'area e ti concedeva l'esterno. Quindi è normale che abbia iniziato a mettere un po' palla in mezzo, anche perché non si sa mai quello che può succedere. Loro sono stati bravi a difendersi e sono riuscito a portare a casa la partita. Il rigore su di te c'è? Diciamo, si poteva dare come non si poteva dare. Però non si è dato. Però non si è dato, stranamente. E tutto complimenti, perché secondo me è un giocatore di altissimo livello. Forse anche di livello di giocatore. Hai raggiunto una personalità, una maturità importante. Forse al complesso della squadra questo manca e oggi si è visto, oltre all'aspetto tecnico di questo. No, è normale che il risultato nel giudizio fa tanto, quindi ci sono state... Sì, vabbè, è normale, loro hanno gente che ha fatto la Serie A, quindi non è che ci possiamo nascondere dietro un dito. Però il discorso è che oggi purtroppo gli episodi ci hanno portato alla sconfitta. Quindi come col Monopoli avevamo manifestato una crescita a livello mentale di squadra, oggi purtroppo è andata male. Quindi è normale che nel giudizio escono fuori tanti problemi che magari prima non c'erano. Perché non c'erano né prima e non ci sono né adesso, secondo me. Abbiamo dato il massimo tutti. Poi è normale, quando giochi contro queste squadre qui, si può vincere, si può pareggiare, si può perdere. Noi eravamo due squadre forti, loro sono venuti qua, si sono tutti abbassati. E con le ripartenze di Piazza Marotta davanti, poi è entrato anche Mannè, è normale che ti mettono in difficoltà. Poi ripeto, gli errori ci stanno nel calcio come nella vita, quindi non bisogna mettere la croce a nessuno e riprendere il nostro cammino, perché siamo ancora terzi, quindi dobbiamo mantenere la nostra posizione. Terzi. Cosa si deve fare adesso? Si deve pensare al miglior piazzamento possibile. Penso di sì, se la Juve vince con la Cavese sicuramente credo che ormai arrivare primi non, cioè è una cosa impossibile. Tutto qua.